ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. La Rocca di Gradara nella top 30 dei musei italiani più visitati. Direttore Bracchetti, una bella soddisfazione. Beh, certamente è una soddisfazione al di là dei numeri, anche per la valorizzazione del territorio. Io credo che Gradara con la Rocca è una sorta di ingresso preferenziale alle Marche da chi proviene dal nord, quindi oltre, per carità, i risultati ottimi per il sito e per il borgo, spero che siano un veicolo per, diciamo, far conoscere di più le Marche, che sono una regione sicuramente da valorizzare ancora di più di quanto sia stato fatto finora. 106.000 visitatori, oltre 106.000 visitatori nel 2021, nel 2022 le visite stanno andando avanti bene, abbiamo visto che anche il 1° maggio è stato il bene più visitato delle Marche, quindi un altro anno favorevole probabilmente. Sì, credo che fortunatamente abbiamo superato la crisi legata al Covid, che comunque rispetto alle grandi città, diciamo, i piccoli centri l'hanno sopportata meglio, perché comunque nei mesi di apertura hanno recuperato largamente quei numeri. Comunque il trend sta indicando che si stanno recuperando i numeri, i valori che erano antecedenti al Covid, quindi sì, speriamo molto bene. Per chi verrà anche nel mese di agosto, quanto dura una visita e sinteticamente cosa si può vedere? Una visita dura sui 45 minuti e si visita il piano nobile, che era appunto questo appartamento ristrutturato e riarredato dagli inzampettori come loro dimora, di gusto neorinascimentale, neomedievale. Era un po' incerto, diciamo, lo spirito, il concetto che avevano seguito in questa ristrutturazione, e si visita tutta la Rocca. È possibile visitare i camminamenti del borgo con un biglietto integrato, quindi godere anche del lato pittoresco, paesaggistico e, perché no, romantico di Gradara e della Rocca.